Buongiorno a tutti, ben rivisti, bentornati. È quasi obbligo, purtroppo, cioè purtroppo è così, per quella che è la mia esperienza, guardarsi un attimino indietro e vedere da cosa si viene, no? Siccome non si viene da una stagione che ha confermato le attese della vigilia. Rimane anche così, a me mi fa comodo, ecco, andare a focalizzare tante cose che poi risultano che bisognerebbe fare meglio. Questa è una cosa che ovviamente la butto addosso anche, diciamo, all'allenatore, al direttore, che hanno la responsabilità della gestione della squadra. E, niente, insomma, questa scelta ha questa motivazione verso un tecnico giovane che, considerato forse, diciamo così, il più bravo per quelli che possono avere prospettive importanti, quindi speriamo noi a Empoli di metterlo nelle condizioni migliori perché possa dare il meglio di sé. Perché noi, insomma, lo sappiamo tutti, abbiamo per tradizione anche questa cosa di mettere gli allenatori nelle migliori condizioni, per svolgere il proprio lavoro, sia nella gestione ovviamente del gruppo, sia nella gestione delle gare. Ho fatto un accenno l'anno scorso perché abbiamo ben presente io e Pietro, perché poi alla fine, condividiamo tutte le scelte e quindi. Poi magari le critiche che ci vengono addosso, che poi magari sono anche meritate, insomma, sono critiche che bisognerebbe che le facessero a me più che altro, perché poi alla fine l'ultima parola la faccio io. E siamo facilitati, voglio dire, nel riguardare le cose da fare meglio, io sono in questo senso ottimista. Ecco, mentre per quanto riguarda i momenti in cui sembra che le indoviniamo tutte, come magari veniamo da stagioni anche esaltanti, poi alla fine io conosco benissimo che da quelle stagioni lì poi si perde la strada maestra e si perde l'equilibrio e si cominciano a fare anche gli errori. Ora, non è che voglio giustificare il fatto di certe scelte sbagliate l'anno scorso, soprattutto nella conduzione di squadra, no? Però ecco, si veniva da una stagione, anche da una retrocessione, ma da una retrocessione conclamata come forse la squadra più forte della storia dell'Empoli. E ce l'ha confermato questa stagione di Serie A perché i calciatori protagonisti dell'Empoli, che poi erano protagonisti anche nella stagione trionfale di Serie B, perché il mercato, come l'avete visto, si è fatto con quelli lì, con quelli che erano protagonisti di una stagione storica. Quindi di fatto sono ottimista e voglio, nel senso che abbiamo abbastanza le idee chiare, poi dopo ci dobbiamo mettere del nostro, siamo ora in partenza, non sappiamo ovviamente quello che sarà il gruppo fra un paio di settimane, ecco, però la cosa a cui veramente facciamo appello più di tutti è che noi siamo molto contenti di questa scelta, e siamo certi di quello che questo giovane allenatore sarà in grado di darci, ecco, e poi un po' ovviamente ce lo dovremo mettere noi. Vi passo la parola perché ho detto anche troppo. Partire con le domande, ringraziamento al nostro main sponsor Computer Gross che ci ha ospitato nell'auditorium. Nome, cognome e testata per cui lavorate e vi presentate col nuovo tecnico. Buongiorno a tutti, buongiorno mister Alessio Cocchi, pianetaempoli.it. Faccio una domanda al mister e poi faccio una domanda alla società. In genere, mister, la prima domanda è quella relativa alle sensazioni, alle emozioni. Quindi è chiaro che mi interessa sapere quali sono le tue in questo momento per essere qua come tecnico, uomo e anche toscano, però c'è una cosa, no? Sei arrivato qua in mezzo a una sorta di telenovela, una situazione che sembrava dovesse risolversi in 4-4 ore, invece si è prolungata. Non rifacciamo la storia, però questa sera ci hai detto una cosa molto importante, secondo me, che Dionisi voleva fortemente l'Empoli e che l'Empoli voleva fortemente
Dionisi, questo quanto ti gratifica, ti responsabilizza, ti dà carica e voglia per questa nuova avventura? Ciao, buongiorno. Hai fatto la sintesi di quello che ho vissuto io, nel senso, non vorrei tornare sull'episodio perché qualcosa avete letto, qualcosa che è successo non è stato scritto. E io l'avevo già percepito, credo che la società, Pietro e il presidente, avessero percepito la mia volontà, l'avevo anche comunicata, e ho percepito dal primo giorno quanto le due persone che stanno alla mia destra e alla mia sinistra fossero convinte di me, e questo mi ha gratificato. Quello che è successo ulteriormente, perché ho sempre percepito, nonostante quello che sia scritto, ho percepito sempre una grandissima fiducia da parte del direttore e del presidente, e ora mi responsabilizza, ma d'altra parte, altrimenti non, da parte mia la volontà di venire era proprio questo, avere queste responsabilità. Io sono felice di essere qua, a un certo punto non dico che ho dubitato di non esserci, però mi sarebbe scocciato tanto perdere questa possibilità, perché per me era un obiettivo, e ora che ci sono, da oggi in poi devo dimostrare di meritarmi questa fiducia e di meritarcela, perché poi fondamentalmente un allenatore è solo una persona che prende le decisioni, però fa parte di un contesto dove ci sono persone più importanti, perché la società è più importante un allenatore, e ci sono i giocatori che si devono mettere a disposizione di un allenatore e di uno staff, e faremo di tutto perché presidente e direttore non si pentano di questa scelta e di queste parole, insomma, ecco. Alla società, al presidente, a Pietro, vorrei chiedervi quali sono gli errori da non rifare quest'anno, e se c'è comunque un obiettivo sportivo che già vi siete dati per cui investire la squadra. Ma gli errori non è che abbiano nomi e cognomi, no? Perché insomma sarebbe anche ingeneroso e anche non corretto. Poi se a gennaio abbiamo rifatto la squadra, abbiamo cambiato 3 allenatori, insomma, sicché poi alla fine gli errori ci appartengono. Poi la squadra poi ha avuto una certa consistenza e nel giorno di ritorno con una guida esperta si è espressa anche abbastanza bene, direi, poi al di là del finale. Però gli errori, cioè ora una cosa che ci un pochettino nella mia testa, mi attanaglia un attimino, non è tanto l'aspetto tecnico, e poi alla fine ci sta anche di indovinare un giocatore in più, un giocatore in meno, insomma c'è anche delle stagioni che si sono indovinate tutti, e magari sembra tutto normale, ma non è normale indovinare tutti i calciatori, o tutti i tasselli vadino a buon fine. Noi abbiamo vinto un campionato con 2 giocatori straordinari, Donnarumma e Caputo, e dietro non aveva nulla, se ci pensate bene, nell'indovinare quella cosa lì, ma c'è detta anche bene, si è avuto una dose di fortuna che mi pare Donnarumma ha perso 4-5 partite in tutto il campionato, per cui poi è tutto esaltato anche da cose che ti girano bene o ti girano meno bene. Una cosa che mi preoccupa un attimino è che noi siamo, diciamo, una bella realtà, stamattina ho parlato alla squadra in questo senso, cioè molto spesso vengono giocatori bravi in un bell'ambiente, tranquillo, sereno, super organizzato, con delle strutture che hanno le squadre di Serie A più importanti, e tutto questo, un ambiente sereno, con i tifosi magari qualche scaffitta un po' cocente la salutano in una 20 o 30, cioè, ma succede una volta l'anno, 2 volte l'anno, cioè qui i calciatori non è che hanno problemi andare al supermercato a fare la spesa come hanno a Cosenza o a Ascoli aiutami te, Mimmo, ha detto che vieni, insomma tu conosci, però qui il problema non c'è, e questo, tutto questo mi lascia pensare, da una parte noi si trova un vantaggio soprattutto in situazioni in cui c'è da valorizzare i giovani, in cui poi di fatto, e anche di fronte a prestazioni non all'altezza, noi i giovani li possiamo riproporre e poi i giocatori vengano fuori. Insomma, cioè, c'era Tonelli, erano inferociti su Tonelli, e noi non si è avuto problema a riproporre Tonelli e poi dopo un anno e mezzo venderla in Napoli a quelle cifre lì. Per cui
questo fa parte del nostro patrimonio, però poi alla fine il mio timore è che questa situazione sia un po' troppo ovattata, un po' troppo, diciamo così, quindi siccome noi si perde spesso contro le squadre che hanno i veleni addosso, io ho parlato con l'allenatore perché una parte di questo problema credo lo debba risolvere l'allenatore nella gestione, soprattutto nella gestione degli allenamenti, nella mentalità, però qualcosa di meglio bisogna fare anche noi dirigenti, ecco, perché quindi io stamattina gli ho detto anche che sono disposto anche a essere preso sulle scatole, ecco, perché non di fatto si va a Ascoli, ci sporca la partita, non si esprime un calcio, diciamo, adeguato e si perde per Cosenza, si perde Olentella e magari si fa bella figura con il Benevento, con il Crotone, in cui magari che sono le squadre poi hanno vinto e si è fatto 3 partite su 4 e siamo stati all'altezza di loro se non superiori, per cui anche questo è un segnale, no? Un segnale che fra le cose da considerare anche nella costruzione della squadra, volendo anche in quello, e troppo lusso, ecco, troppo lusso, forse l'Empoli è troppo lusso, troppo bello, può rappresentare un punto d'arrivo e invece un punto di partenza, invece è fondamentale secondo me non solo nei ragazzi, che è ovvio che la vedano un'opportunità, quelli che vengono dalla CIO, dal settore giovanile, ma anche per quelli più esperti la dobbiamo vedere come, cioè noi si è visto un esempio, stamattina non ho parlato, Caputo è arrivato a 30 anni e è andato via a 32 e oggi guadagna 4 volte più di quanto guadagnasse a Empoli quando è arrivato, cioè questo vuol dire che qualcuno li può anche ballare in mente, che si può porre anche degli obiettivi, diciamo, più importanti, anche se arriva da noi a 26, 27 anni, 28 anni, ecco, che la carriera non finisce, non deve finire a Empoli, ecco, la devono vivere come un'opportunità, non un punto d'arrivo. C'è un obiettivo per la squadra? La squadra è quella di giocare a calcio, valorizzare i giovani e stare nella parte sinistra della classifica, sarebbe quella che è la mia aspirazione, perché vuol dire oltre a stare più tranquilli di quanto non abbiamo vissuto l'anno scorso la giornata d'andata, vuol dire anche creare le condizioni per giocare e valorizzare i giovani che noi anche quest'anno li avremo e li avremo anche fra un altro anno, quindi è fondamentale mantenere la categoria, ecco. Buongiorno mister e benvenuto, Alessandro Marinai, Antenna 50. Due domande, la prima tecnica ovviamente: quale sarà l'Empoli di Dionisi, che Empoli ha in testa, se c'è già una linea tracciata, se è un allenatore che si basa più sulla propria filosofia o se si adegua al materiale umano che ha a disposizione. Poi la seconda domanda un po' più particolare, perché negli ultimi anni mi sembra che stia acquisendo sempre più importanza la gestione del gruppo da questo punto di vista. Noi abbiamo conosciuto un calcio, noi, intendo Pietro, l'ho anche vissuto, che era fatto di ritiri lunghi per cercare la concentrazione, magari qualche partita a carte o a biliardo. Oggi con questi social è un po' cambiato il mondo, quindi volevo capire come allenatore che tipo di rapporto ha verso questi dispositivi, che tipo di indicazioni dà e di controllo anche sui giocatori. Grazie. Allora, buongiorno e grazie per il benvenuto. Non esisterà nessun Empoli di Dionisi, ma sarà un Empoli 2020-2021 dove l'obiettivo sarà riconoscersi in ogni partita. Poi non vorremmo cercare di speculare sul risultato, questo è l'obiettivo, raggiungerlo attraverso le qualità proprie, cercando di limitare gli avversari, fermo restando che ci affronteremo squadre che giocheranno per batterci e noi cercheremo di batterle tutte. Avete sentito qual è l'obiettivo della società, quello è il nostro minimo obiettivo, insomma, quindi valorizzare i ragazzi attraverso quello che abbiamo, fermo restando che, ripeto, troveremo squadre probabilmente magari anche un po' più attrezzate, soprattutto lo sapete benissimo, quelle che scendono dalla Serie A hanno un punto di partenza diverso, però poi la classifica, il campionato poi delle volte dà altre risposte. Sicuramente proveremo a riconoscerci in tutte le partite.
non solo attraverso quello che facciamo noi, ma anche cercando di limitare gli avversari. Penseremo di più a quello che dobbiamo fare noi. Poi all'inizio è sempre facile dire questo. Cercheremo di confermarlo ogni partita e soprattutto quello che richiederò ai ragazzi e quello che cercheremo di allenare per poi ritrovarcelo in partita e andare oltre la difficoltà, perché difficoltà si vivono quotidiane, si vivono settimana per settimana e dovremo andare oltre l'errore, sia col giovane che col meno giovane, insomma. Ecco, per quanto riguarda i social non si possono combattere, credo. Sta cambiando la mentalità dei giovani, ma non è meglio o peggio. Ci sono, credo, dei pro e dei contro. Ovviamente nella gestione di un gruppo, qualunque esso sia, noi stiamo parlando di un gruppo di giocatori, l'età media è bassa, lo stile di vita è alto, sono più social di quanto non lo erano prima. Io vedo dei lati negativi che sono poco aggreganti social. I lati positivi è che sono ragazzi più consapevoli, che hanno più conoscenze. Tutto sta a incanalarli, e certo non possiamo combatterli, quindi non combatterò i social, non sono molto pro social, però non si può essere contro, perché intanto il mondo va verso questo, va verso la globalizzazione, e di conseguenza la gestione di questo gruppo non si può ricordare i tempi che furono. Ora sono altri tempi e un allenatore deve anche imparare a gestire, ma a gestire il quotidiano. Non si può decidere una linea e non avere l'elasticità di rivederla, cambiarla, migliorarla, ottimizzarla. E questo lo si fa solo grazie a uno staff, grazie a una società, grazie al supporto e grazie all'equilibrio. E l'equilibrio parte anche da voi, perché dovete dimenticare il prima possibile tutti, dobbiamo dimenticare la stagione scorsa, farne tesoro per avere più motivazione e ambizioni, perché rivedrete tanti giocatori che hanno giocato nell'Empoli l'anno scorso e vi dimostreremo che sono gli stessi ma migliori, e quindi anche voi dovrete cercare di dimenticare la stagione scorsa. Come? Perfetto, allora si riparte da oggi, insomma, ecco, con la nuova stagione, e la base sarà un gruppo di tanti giocatori della scorsa stagione che hanno grossa motivazione perché sanno per primi loro di aver fatto una stagione al di sotto delle loro qualità. Buongiorno e benvenuto, sono Sara Maini della RAI. Io ho una domanda per l'allenatore, per il direttore e anche per il presidente. Inizierei ovviamente dall'allenatore. Il presidente è stato chiaro, al gruppo dei giocatori ha usato un giro di parole, ma probabilmente sono mancati un po' gli attributi e soprattutto questa voglia davvero di giocare per la maglia dell'Empoli, di essere orgogliosi, di essere empolesi, non solo il giorno in cui se ne vanno, ma anche il giorno in cui combattono una partita davvero importante. Lei, data la giovane età, è convinto di riuscire a tirar fuori gli attributi a questo gruppo di giocatori? E poi le chiedo quanto ha influito la Toscana, la sua regione, sulla scelta di arrivare a Empoli. Buongiorno, e se non mi sentissi in grado di farlo non avrei accettato, e ovviamente non posso oggi dire che sarò in grado di farlo. Ho detto che voglio dimostrare a chi mi ha dato fiducia e ha creduto in me e ha voluto fortemente che fossi qua, che non si è sbagliato, e quindi a queste due persone, presidente e direttore, che più di tutti mi hanno voluto, lo farò quotidianamente, cercare di dimostrare che la stagione scorsa è stato un passaggio, perché come vi ho detto tanti ragazzi dell'anno scorso ci saranno quest'anno, ma quando le cose non vanno bene di solito si usano sempre gli stessi aggettivi e vengono etichettati sempre allo stesso modo i giocatori. È normale, insomma, ecco, che delle cose non siano andate, perché era una squadra forte l'Empoli, ma lo sarà anche quest'anno una squadra forte. E dobbiamo cercare di ripartire dall'ambizione che non è emersa nella scorsa stagione. Poi dopo ogni ragazzo è diverso, quindi c'è chi magari dovrà trovare le ambizioni nella voglia di ridimostrare, nella voglia di dimostrare, nello spirito di rivalsa, nel raggiungere una categoria magari dove non ha giocato. Ci sono tanti modi per raggiungere i propri obiettivi, sempre messi dentro ad un contesto di squadra, perché di quello parliamo. E poi non mi ricordo la Toscana, il fatto della Toscana, no, non ha inciso sinceramente. Io mi sento toscano dentro perché sono nato
ad Abadiano Salvatore, ma sono di Biancastagnaio. Lo dico perché tante volte mi fanno notare gli abitanti di Biancastagnaio che non viene nominato il comune. E mi sento toscano al 100%, vivo in Lombardia, vivrò a Empoli. Certo che la Toscana mi manca, mi sarei dovuto sposare a giugno in Toscana e mi sposerò il prossimo giugno in Toscana, quindi mi sento toscano al 100%, però realmente se ho deciso di intraprendere questa carriera ci provo, e Empoli è perché credevo in quello, credevo in questa società, credevo nelle persone che compongono questa società e nel modo di approcciare al calcio e nella stessa idea. Fortunatamente in Toscana, quindi abbino entrambe le cose, una regione che amo perché sono nato qua e mi sento toscano, dove si sta bene, però non è l'unica regione dove si sta bene, e il fatto che sia una società che vede il calcio come vorrei che lo vedesse la squadra che alleno, ecco. Grazie. Al direttore Accardi chiedo invece, sempre ripartendo dalle parole del Presidente, il prossimo mercato non dovrà essere troppo lusso, ma dovrà essere più formato Empoli, quei giocatori che davvero tenendo alla maglia hanno portato l'Empoli a conquistare dei grandi risultati. Se ce l'avete ben in testa chiaro il mercato che dovrà essere il prossimo, e poi chiedo se ci sono degli errori che avete fatto in passato e che vi serviranno per non rifarli più, perché a Empoli determinate cose magari non vanno davvero bene. Al Presidente, perché mi hanno chiesto di farle insieme, due settimane fa lei disse: devo fare una riflessione perché così non si può più andare avanti, dobbiamo dimenticare la stagione passata ma dobbiamo ripartire in pace. Chiedo se è riuscita a parlare con qualcuno della dirigenza arbitrale, se davvero si è tolto tutti quei brutti pensieri che ci aveva in testa. Grazie. Sì, intanto buongiorno a tutti e ben ritrovati. Per quanto riguarda gli obiettivi, è chiaramente la rosa che stiamo andando a costruire, abbiamo le idee ben chiare. Per il 90% i giocatori saranno quelli dello scorso anno. Sono orgoglioso, anzi siamo orgogliosi che quest'anno abbiamo inserito nella rosa dell'Empoli ben 7 giocatori del settore giovanile. Alcuni hanno fatto ritorno dopo delle esperienze fatte in categorie inferiori e noi li riteniamo pronti per far parte di questa squadra. Ci siamo detti con l'allenatore in questa prima fase di conoscere tutti i giocatori che lui ha a disposizione, e poi volta a volta vedremo quali saranno gli obiettivi e soprattutto gli innesti che andremo a fare. Abbiamo già qualche idea e stiamo cercando di portarla avanti in questa prima fase. Ma per quanto riguarda gli errori, il Presidente è stato, credo, abbastanza chiaro. È inutile oggi rimuginare su quelli che sono stati gli errori che nessuno di noi si è chiaramente nascosto. È chiaro che nel momento in cui hai degli obiettivi a inizio stagione e non riesci a raggiungerli, è evidente che qualcosa non è andato come volevamo. Quindi ci siamo presi, io per primo insieme al Presidente, la responsabilità di tutto quello che è successo e abbiamo deciso di voltare pagina affidando la guida tecnica a un allenatore per noi molto in gamba, che ha delle idee di calcio ben precise e che seguivamo da tempo, già dai tempi dell'Imolese. Ora mi dicevi della stanchezza, eh? La stanchezza, ora io insomma ci sta anche, la posso avere perché ho un'età, ho fatto il Presidente a 31, a 40, a 50, ora io sono a 60, che ci può anche stare, no? Poi si evidenzia magari rispetto a una stagione in cui a uno gli sembra di averne indovinate poche, uno si può anche porre la domanda siamo ancora adeguati o non adeguati rispetto a un calcio che un po' sta cambiando. E ora, per fortuna, io ho dintorno, mi sono contornato dei ragazzi giovani, tra cui c'è il Calistri, che ovviamente è più giovane sotto certi aspetti di tutti, però questo è perché ovviamente ora c'è anche Mimmo
maglietta e fra le varie cose ieri gli ho detto se mi fa una trasfusione, perché da calciatore era uno capace di farla ai suoi compagni, ora bisogna che comincia a farla a noi. Poi sono tutti giovani, quindi sotto questo aspetto mi sento l'allenatore giovane, per cui che ha voglia di emergere, per cui anche per lui non è un punto di partenza l'Empoli, ma un punto di arrivo, ma è un punto di partenza. Per cui sì, poi è ovvio che in una stagione un po' così e non siamo rimasti contenti degli arbitraggi. Io non parlo a nessuno, cioè più che altro ho domandato a qualcuno se l'Empoli ha sbagliato qualcosa, perché a noi ci sta di sbagliare, perché mi conosco ormai da un po' e magari spesso ho un comportamento giusto, quasi sempre, poi magari mi fa anche venir meno qualche volta. Ecco, mi è stato rassicurato che l'Empoli è un esempio anche di comportamenti e che non abbiamo nulla da temere rispetto a quello che noi si esprime, però insomma, io non ci volevo entrare in questo argomento perché non c'è un forte vantaggio, però tanto però 10 volte in un campionato di Serie B che si finisce la partita incavolati, mi piacerebbe usare un altro termine, all'Empoli non ci sta, non ci sta, anche in virtù del fatto che poi noi siamo anche in grado di vedere che ci sono tanti arbitri bravi, meritevoli di andare, e brave persone, e perché poi alla fine io ho cominciato a conoscerli anche un po' più sotto l'aspetto umano e mi sono reso conto che hanno anche dei bei valori di persone, per cui mi rimane difficile giustificare una stagione anche sotto quell'aspetto lì, direi negativa. Ecco, ci è successo in passato quando si partecipa alla Serie A, perché poi alla fine in Serie A può capitare che vai in questi grandi stadi e normalmente nei grandi stadi non è che ti mandano, la regola è quella, il giovane emergente, quindi il giovane emergente nei grandi stadi qualche volta è un po' condizionato, ecco, da, però sono considerazioni da ora mi avete costretto a fare, sarebbe fatte meglio sotto l'ombrellone al mare, ecco, ora è un aspetto da toglierci totalmente dalla mente questo, perché abbiamo bisogno, la necessità di avere estrema fiducia da chi ha, soprattutto su chi ha questo tipo di responsabilità, e su questi ragazzi che magari hanno anche loro da fare il loro percorso, e il loro percorso è fatto da partite, da esperienze, per cui noi oggi è un argomento che l'ho toccato, non avrei voluto toccarlo, l'ho anche trattato un po' troppo per dire la verità, però sono fatto così, però ecco, noi in questo momento è l'ultimo dei nostri pensieri, lo è stato in un certo momento della stagione, perché ci hanno fatto un po' pensare certi episodi. Buongiorno a tutti, Marco Fontanelli, La Nazione, mister, benvenuto, e parto da lei con una domanda che va a vertere sul gioco. Il suo Venezia l'anno scorso è personalmente la squadra che mi ha più impressionato per intensità, per corsa e per voglia di affrontare una squadra che sulla carta era più forte. Pensa che il suo Empoli avrà lo stesso impianto e che vorrà impostare la stagione su quella falsariga? E poi per il direttore Accardi, dal mercato ci sono giocatori che sono andati via per fine prestito, penso su tutti ad Henderson, che comunque ad Empoli hanno lasciato un discreto ricordo. Pensa che ci potrà essere spazio anche per loro nel novero degli obiettivi? Grazie. Nello specifico parli di Henderson? Di Henderson e di altri ragazzi tipo Ciciretti, ad esempio, sì, che hanno comunque lasciato un buon ricordo. Sì. No, allora, ripeto, in questa prima fase l'allenatore vedrà con i suoi occhi il materiale che c'è a disposizione. È chiaro che in alcuni ruoli ci stiamo già muovendo, abbiamo avviato i primi contatti con delle società, il mercato quest'anno, come tutti gli anni del resto, sarà lungo, finirà il 5 ottobre. È chiaro che se poi mi fai la domanda
specifica su Henderson. Henderson è un giocatore che a noi piace, ha lasciato un buon ricordo, e se ci fosse la possibilità di riprovare a prenderlo, sicuramente l'Empoli non si tirerà indietro. Ciao, buongiorno. Vabbè, ti ringrazio, nel senso, non so neanche se siamo stati bravi sempre a mettere dentro tutto quello. Magari ti dico, se mi chiedi se l'Empoli riuscirà a fare quello che hai percepito tu dal Venezia, l'obiettivo è quello, nel senso, l'allenatore è lo stesso, cerca di trasmettere le stesse cose. I giocatori sono diversi, in teoria sono giocatori più consapevoli, più esperti, anzi non in teoria solo, ma in pratica, insomma, alleno un gruppo di giocatori, non me ne vogliono i giocatori che ho allenato precedentemente, perché li allenerei tutti quelli che ho allenato li riallenerei, però trovo un gruppo importante e quindi l'obiettivo è quello di, come ho detto prima, di riconoscerci, e se tu ci hai riconosciuto così, speriamo di che tu riuscirai a riconoscere l'Empoli in questo modo, però sì, insomma, quello è quello che vorrebbe qualsiasi allenatore, insomma, rivedere quello che vuol trasmettere, rivederlo poi nelle partite, ma soprattutto quando le cose magari verranno un pochino meno bene, continuare a riproporlo, ecco. E vorrei sottolineare che il mercato dell'Empoli parte da chi rimane. Questi sono i nostri primi acquisti, ne sono convinto, perché ne abbiamo parlato col direttore e abbiamo condiviso questo, lo condivido in pieno. Abbiamo tanti ragazzi che hanno qualità, non è che in un anno i giocatori diventano meno bravi o meno consapevoli. È normale che dobbiamo andare a stimolarli per tirar fuori tutto quello che le ha permesso di arrivare all'Empoli, per poi, come dice il presidente, vedere l'Empoli non come un punto d'arrivo ma come un ulteriore punto di partenza, o per qualcuno un punto da cui dimostrare di meritarsi, ecco. Quindi, ecco, questo ne sono convinto e sarà il mio primo obiettivo, perché il primo acquisto dell'Empoli sarà tutti i ragazzi che sono rimasti, che dimostreranno e dimostreranno, se saranno messi nelle migliori condizioni da me e dallo staff, di fare grandi cose, insomma. Buongiorno mister, Alessandro Bentinesi, il Tirreno. Vorrei tornare un po' su quella che è stata la volontà reciproca della società e anche la sua di venire qui a Empoli. Qual è stato il primo contatto, le prime parole che vi siete detti, e al di là che arrivassero dall'Empoli, che è una realtà chiaramente importante, che però l'hanno convinta subito a intraprendere quel percorso e affrontare un po' anche le difficoltà delle quali, insomma, abbiamo parlato, legate al Venezia. E a Cardi vorrei chiedere come state lavorando insieme al mister per, diciamo, rinforzare la squadra, e quali sono in questo momento i reparti, i tasselli da aggiungere che mancano. Parto io. Con il mister c'è un rapporto quotidiano, ci sentiamo spessissimo, condividiamo tutto, come del resto anche col presidente. In questa prima fase ci stiamo muovendo su due ruoli nello specifico. Uno è il terzino sinistro, dove abbiamo già individuato il nostro obiettivo e stiamo cercando in qualche modo di accelerare per dargli la possibilità all'allenatore di lavorarci il prima possibile. E l'altro è una mezzala che ha espresso, lo dico perché è anche motivo di orgoglio per questa società, ha anche espresso la volontà di ritornare da noi, che è Zurkowski, e quindi in qualche modo stiamo cercando anche con lui di trovare la quadratura per portarlo qui a Empoli. Buongiorno. È piacere. L'abbiamo detto prima, nel senso, la cosa che più mi ha convinto è, io ho avuto la percezione che il presidente e il direttore fossero convinti di me, e quindi questo per un allenatore è tanto, cioè credo che tanti allenatori ambiscano ad allenare l'Empoli e tanti quindi vorrebbero essere al mio posto.
se pensi da dove arrivo, nel senso non da Venezia, ma il mio trascorso, solo 3 anni fa pensare di poter allenare l'Empoli, avrei riso a chi me l'avrebbe detto. E percepire, oltre che avere la possibilità di allenarlo, percepire dalle due persone che più importanti della società che prendono questa decisione, quindi presidente e direttore, percepire questo nei miei riguardi, per me poteva finire lì la chiacchierata, nel senso, e poi dopo bisogna approfondire tante altre cose, però è stato questo, ecco, sicuramente la marcia in più. E l'altra è la rosa, la squadra. Per me è una squadra con dei valori, con dei giocatori di valore che hanno espresso delle buone cose, magari non con continuità, però insomma c'è una buona struttura, e un allenatore poi si augura sempre di trovare già un gruppo numeroso da allenare. Siamo già un buon numero e poi prima arrivano anche i giocatori dei quali parlava il direttore, meglio è. Ma io, ecco, dopo aver parlato col direttore e presidente, avevo già deciso, infatti ho comunicato poco dopo, ecco, le mie intenzioni. Buongiorno mister, benvenuto, sono Gianmarco Lotti di GoNews Empoli Channel, 2 domande veloci. La prima, come la situazione del Covid e quindi la stagione che viene spostata un po' più avanti, il ritiro che cambia e anche lo spazio, le ferie per i giocatori che sono un po' accorciate, come possono cambiare almeno l'inizio della prossima stagione? La seconda, più dal punto di vista del gioco, perché col fatto che la prossima Serie B avrà squadre importanti, non solo quelle retrocesse ma anche quelle che sono venute su dalla C, quanto sarà importante avere un'organizzazione di gioco per l'Empoli per riuscire a avere la meglio sulle altre? Ciao, buongiorno. Credo che le due domande, poi le due osservazioni siano collegate, perché causa Covid anche la ripresa ha permesso a squadre magari organizzate di ottenere, squadre organizzate e determinate di ottenere risultati importanti. È ovvio che è un campionato diverso. La cosa che mi consola è che si parte tutti nello stesso modo. Certo, qualche società, le neopromosse hanno iniziato ad allenarsi molto presto, però non si sono allenate per un periodo molto lungo. Il Frosinone è l'ultima squadra che ha finito e probabilmente sarà l'ultima che rinizierà. Ci sono squadre che hanno finito prima di B, alcune che hanno finito dopo, quindi saranno sicuramente, è una situazione anomala, tipica, ma la vivremo tutti, quindi dovremo essere bravi, ma come ci si è adeguati dopo lo stop all'inizio di marzo a una ripresa insolita e atipica, dovremmo essere bravi ad adeguarci a questa situazione che rende il calcio un po' diverso, perché realmente vedere gli stadi vuoti, la finale di Champions ieri sera con nessuno in tribuna, insomma è un po' diverso, però lo viviamo tutti e quindi dovremmo essere bravi a riadeguarci a questo momento, a questa preparazione atipica iniziata a fine agosto e un mercato che finirà ad ottobre, un campionato magari più concentrato, però insomma sono cose, come ho detto, che vivranno tutti. Per quanto riguarda l'organizzazione, per me fa la differenza, sempre fermo restando che la differenza più grande sono i giocatori e le loro qualità messe dentro ad un contesto di squadra. E la squadra, secondo me, esalta l'individuo e non è il contrario. Ovviamente ci sono poi le giocate individuali che possono esaltare un lavoro di squadra. Tutto sta a trovare l'alchimia giusta attraverso quella che hai definito tu, un'organizzazione di gioco che ricercheremo, come credo poi ricerchino tutte le squadre. L'importante è riconoscersi. Sono squadre che lo fanno magari attraverso il gioco, altre che lo fanno attraverso la seconda palla. E il nostro obiettivo sarà riconoscerci in campo anche attraverso un'organizzazione di gioco. Buongiorno mister, Alessandra De Speca, Antenna 50 e 50 Canale, benvenuto naturalmente. Spesso leggiamo che Dionisi fa giocare bene le squadre, vorrei sapere nello specifico qual è il suo punto di forza, qual è il suo marchio di fabbrica, per così dire. Ma buongiorno, ringrazio se lo dicono, nel senso mi piacerebbe, ecco, sentire la versione dei giocatori, perché poi è quella che conta di più. Per quanto mi riguarda, spero sempre di essere credibile
Quindi per me ancora prima che far giocare bene una squadra, prima di vincere, il mio primo obiettivo è essere credibile con chi ha a che fare con me, quindi con voi, con i giocatori, con la società, è il primo obiettivo, perché poi fondamentalmente nello gestire un gruppo, nel prendere decisioni, si può sbagliare e quindi anche un allenatore sbaglia, ma se è credibile l'errore è accettato. Quindi io cerco di essere credibile sempre, e spero di esserlo, però su questo ecco poi bisognerebbe chiederlo a chi ha lavorato con me e quindi ai giocatori. Poi se le squadre giocano bene è sicuramente meglio, perché il gioco secondo me valorizza il singolo, fermo restando che ho anche sentito dire che giocano ma tanto per giocare. No, l'obiettivo è fare risultati, l'obiettivo è raggiungere l'obiettivo, che si raggiunge alla fine, però non si raggiunge, non ho mai visto una squadra vincere a febbraio o vincere alla prima di campionato o retrocedere a metà campionato, o se è successo sono situazioni anomale. Quindi ecco, con equilibrio noi dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo.